Ciao, ben arrivati. Oggi micro video. È un mini haul, tutto micro mini, potevo evitarlo addirittura, no. Mi è arrivato questa mattina, ci ha impiegato, dunque, ma penso neanche 2 settimane, dalla Cina con furore in questa bustina tutta imbottita e con un'altra imbottitura interna per raccomandata. Io vi... ecco, vedete. Per raccomandata, ordinato per la modica cifra di 3 dollari, quindi 2 euro qualcosa, tutto compreso. Beh, mi sono regalata una collana. Adesso qui non... adesso non posso farvi vedere come sta. Aspettate, potevo mettermela prima, no? Adesso proviamo ad agganciarla. Aspettate perché devo aprire il chiusuolo. Eccolo qua. Si può storto. No. Comunque, adesso non è messa perfettamente, ma dico, ma guardate che carina. Cioè, ma veramente leggera proprio, ma carina, carina. Adesso vista così, non dice niente sulla vestaglietta da casa. Ma vi assicuro che stamattina l'ho messa con una maglietta marrone. Questa cosa qui mi ha dato una luminosità incredibile. Io amo questo tipo di bigiotterie, un po' tutte sfruculiente così. Però a me, sinceramente, siccome sono cose che, scusate, ma mi tolgo perché dopo devo andare a far da mangiare per stasera. Devo fare dei dolci, quindi... vi prego di notare, guardate com'è carina con tutti gli strass, le sue cose. Dietro è rifinita bene. C'ha la sua bella catenella regolabile. Voi la potete agganciare dove volete. Insomma, 3 dollari, 15 giorni con raccomandata, all inclusive. Io vi metto nell'info box il sito dove l'ho acquistata, perché ci ho già fatto un giro. Ha delle cosine graziosissime, giusto per tenere un po' di colore, di allegria anche per i mesi che andremo ad affrontare, cioè l'autunno, dove di solito ci si ingrigisce, ci si mette tutti così, anche sopra un maglioncino, una cosa scura. Queste collane così allegre possono... sì, sdrammatizzare un po' la situazione. E comunque, visto e considerato che sono oggetti che lasciano il tempo che trovano, io non vedo la necessità di investirci chissà che cifre, anche perché io preferisco una bigiotteria mettere finché dura e poi via, senza che mi pianga il cuore. E sinceramente sono rimasta molto sorpresa perché per 3 euro di no, 3 euro, 3 dollari di merce via aerea con raccomandata, dico, ma ci può stare tranquillamente. Sempre un venditore di AliExpress, mi sono dimenticata di dirvelo. Mi sa che torno a comprare qualche altra sciocchezza perché ma così mi diverte più che altro, non che ne senta la necessità, anche perché ho una raccolta io di bigiotte che potrei aprire un negozio con tanto di filiale. Ma proprio perché mi piace l'idea di trovare la sciocchezzuola simpatica. Boh, mi sembra di aver fatto anche il grande affare, poi non lo so. Stamattina, quando sono uscita col mio cagnino, con questa qui addosso, mi sono andata a prendermi il caffè al bar e mi hanno detto: ma che bella collana! Si nota, si nota. Si nota che sto dimagrendo. Manca poco, eh. Guardate, manca poco. Sto per diventare una silfide, diventerò trasparente. Dubito fortemente, anche perché ho deciso, adesso andrò a fare dei mini strudel con la pasta filo. Saranno strudel di frutta mista, quindi ci metterò mela, pesca e albicocca. Come si fa? Si prendono questi frutti, si tagliano a tocchetti, si mettono in un padellino con un goccio d'acqua e dello zucchero, possibilmente di canna, li si fanno ammorbidire, li si fanno asciugare,
Poi io abitualmente prendo un po' di pane grattugiato e lo faccio andare in un padellino antiaderente con un pezzettino di burro. Poi prendo la pasta filo, tre fogli, tra un foglio e l'altro spennello del burro fuso chiarificato. Dopodiché cospargo l'interno della pasta filo con questo pane grattugiato. Fatto andare con un po' di burro, perché il pane grattugiato trattiene l'umidità della frutta, che comunque in cottura tende a buttare di nuovo fuori. Poi metto questo composto di frutta cotta, chiudo l'involtino, lo sigillo con un po' di acqua e farina, spennello su ancora un po' di burro fuso e ci metto su dello zucchero di canna. Metto il tutto in forno a 180 gradi fino a che la pasta filo non è dorata. Vi ho dato anche la ricetta. Ma che brava! Ieri sera invece ho fatto la versione salata, ossia la pasta filo sempre trattata in questa maniera, cioè tra un foglio e l'altro spennellate sempre o del burro fuso chiarificato o dell'olio. Poi avevo preparato già un misto di cavolo cinese, funghi champignon, la carota passata con la mandolina, cosa che ci ho messo dentro? Un po' di peperone, della cipolla di Tropea. Ho fatto rosolare bene bene il tutto, aggiustando di sale e dando una spruzzata di aceto balsamico. Una volta che sì, la frutta, la verdura si è ben stufata, l'ho versata con la pasta per fargli perdere tutta l'umido della cottura. Ho riempito questi fagottini, li ho chiusi sempre col procedimento di acqua e farina, ma invece che metterli al forno li ho fritti in olio, scolati su carta da cucina e li ho serviti. Sono praticamente una versione riveduta e corretta degli involtini primavera. Sono un ottimo secondo, accompagnato con un pezzetto di formaggio fresco, una mozzarella, così fate un pasto. E ci mancava, fate un pasto completo, leggero e via così. Per chi non volesse friggerli, procedimento come quello del strudel che farò oggi, li passate in forno. Detto questo, visto che ho aggiunto anche ricette di cucina alla spera in Dio, vi do un bacione, vi auguro un arrivederci a presto e se riesco, oggi vorrei postarvi il video, però non ci fate molto conto perché ho veramente un bel po' di cose da fare. Vorrei postarvi il video della recensione di un romanzo che ho letto, soprattutto per questo scrittore americano, pochissimo tradotto in Italia, purtroppo, del quale però vi consiglio ardentemente di procurarvi al più presto dei libri. Vi dirò di chi si tratta. Alla prossima puntata, sospensione effetto sceneggiato, un bacione, un arrivederci a presto, parte il sorriso, ciao!